Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video del corso di AutoCAD, nello specifico nel nuovo format pillole di CAD, dove attraverso un video di pochi minuti andiamo a svelare un piccolo trick o un procedimento particolare per risolvere situazioni complicate. Con questo nuovo video andiamo a vedere come utilizzare il risultato delle operazioni matematiche come input per i comandi di AutoCAD. Che cosa ho detto? Non lo so neanch'io! No, come sempre, come al solito, è sempre più facile se vi mostro come si fa che piuttosto che stare qui a cercare le parole giuste per farvi capire il concetto. Bene, ci troviamo nella condizione di dover disegnare un tubo da DN 125 o 5 pollici, che ha come diametro esterno un valore di 139.7 e di conseguenza andarne a tracciare l'asse. Questo è un esempio molto semplice, è chiaro che i numeri in gioco sono molto banali, ma è per farvi capire, anche le operazioni sono banali ovviamente, che come vedrete, ma per farvi capire le potenzialità di questo procedimento. Quindi utilizzando il comando linea e successivamente il comando copia, offset, come volete voi, inserendo un valore numerico appunto di 139.7 che sarà appunto il diametro e quindi andremo così facendo a definire lo shape del tubo in sezione. Bene, ora che abbiamo disegnato il profilo del tubo, per andare a disegnare il suo asse posso procedere in questo modo. Chiaramente, come ho detto prima, i numeri in gioco e le operazioni in gioco sono molto semplici, potremo semplicemente fare un offset o un copia di 69.85 per andare a definire la mezzeria del tubo, però ovviamente vi faccio vedere questo procedimento perché in questo caso AutoCAD lo farà al posto, farà l'operazione di divisione al posto nostro. In che modo? A questo punto potete utilizzare per la creazione di entità il comando che più vi piace, come per esempio l'offset o il copia. Io per questo esempio utilizzerò il comando copia e nel prompt dei comandi dovrete scrivere apice cal spazio. Come potete vedere, ora AutoCAD vi dà la possibilità di andare a risolvere un'operazione matematica. Noi per questo esempio andremo a inserire i valori che ci permetteranno di andare a risolvere questa operazione difficilissima e complicatissima di divisione, che sono appunto 139.7 diviso 2. Una volta che avrete premuto invio, andrete a vedere come la linea che identifica l'asse si troverà esattamente tra le due linee, quindi a metà del tubo. Fico, eh? Provate a immaginare di fare questa cosa con numeri molto più complessi e con operazioni molto più difficili. Bene ragazzi, anche questo video termina qui. Spero che in questi pochi minuti vi sia riuscito a trasmettere le potenzialità di questo procedimento e di avervi aiutato magari in quelle situazioni in cui dovete per forza di cose prendere in mano la calcolatrice. Perché farlo noi se lo fa AutoCAD al posto nostro? Se questo video e questa nuova serie pillole di CAD ti può interessare, ti stuzzica la curiosità e vorresti vedere altri contenuti di questo tipo su questo canale, puoi farmelo sapere cliccando sul pulsantone col pollicione rivolto verso l'alto oppure iscriverti al canale e magari fare tutte e due, che magari non guasta. Ragazzi, se proprio non ce la fate e non riuscite a farne a meno, avete tutti questi like che vi sfuggono dalle mani e che dovete per forza piazzare da qualche parte, potete andare su Facebook, cercare la pagina Dottor CAD e lasciare anche lì un bel mi piace perché si sa, non fa mai male. Io come sempre ragazzi vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti e per tutti i complimenti che mi fate, che mi fanno davvero molto piacere, ma in generale del feedback che mi state dimostrando e che mi dimostrate quotidianamente, indice del fatto che il mio lavoro su YouTube vi serve davvero a qualcosa. Io a questo punto vi posso dire di rimanere come sempre sintonizzati perché ci saranno altri video, altri pillole di CAD e continueremo a parlare ancora del 3D, mi raccomando. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oggi ci troviamo di nuovo insieme per svelare un altro piccolo trick del nostro amato software di progettazione.